Sale sul palco Alice Ielmoni, studentessa di medicina. Porgo il mio saluto al magnifico rettore professor Montorsi, al presidente dottor Rocca, al professor Michael Snyder, alle autorità, ai docenti, ai miei colleghi di studio e a tutti i presenti. Mi chiamo Alice Ielmoni e sono una studentessa del quinto anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Voglio cogliere questa occasione, per me straordinaria e per la quale vi ringrazio, per descrivervi brevemente la vita da studente in questo Ateneo, non limitandomi alla mia sola esperienza, ma tentando di offrirvi una prospettiva più ampia su come vengano qui educati e cresciuti i medici del futuro. Humanitas University è riconosciuta anche oltre i confini nazionali per la sua capacità di integrare le tre parti essenziali dell'attività medico-chirurgica di un Ateneo, ovvero la clinica, la ricerca e la didattica, potendo disporre di molte tecnologie che stanno alla frontiera della conoscenza e che consentono di spingere il limite sempre più in avanti. Noi studenti abbiamo la straordinaria opportunità, fin dall'inizio del nostro percorso, di interfacciarci con tecnologie e tecniche all'avanguardia di cui dispongono tanto la struttura ospedaliera quanto i laboratori. Io stessa ho avuto l'opportunità di trascorrere un periodo nel laboratorio coordinato dalla professoressa Simona Lodato, laboratorio di neurosviluppo, il cui studio si incentra sullo studio dello sviluppo del sistema nervoso centrale e delle patologie che le interessano. Perdonatemi. Stavo dicendo. E sulle patologie che le interessano, utilizzando modelli di studio all'avanguardia, quali ad esempio gli organoidi cerebrali, ovvero strutture cellulari tridimensionali prodotte a partire da cellule staminali pluripotenti, prodotte a partire... L'emozione, prodotta a partire da cellule staminali pluripotenti e derivate dai pazienti per cercare di mimarne la condizione. Parte dei miei colleghi di studio si è invece confrontata con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per studiare immagini radiologiche, altri hanno avuto modo di sperimentare tecniche di analisi genetica innovative, quali il sequenziamento a singola cellula, altri ancora hanno imparato ad utilizzare software sperimentali per l'analisi di immagini di immunistochimica. Nonostante ognuno di noi studenti tenda ad avere interessi che si focalizzano su uno specifico campo della ricerca, i numerosi e continui momenti di scambio e confronto ci consentono di apprezzare le notevoli e diverse esperienze alle quali possiamo accedere in un ambiente così dinamico e votato all'eccellenza. Credo che il forte desiderio di noi studenti di acquisire esperienza nell'ambito della ricerca nasca dal fatto che veniamo esposti fin dall'inizio del nostro percorso alla figura del medico ricercatore, una figura alla quale inevitabilmente finiamo per aspirare, grazie alle conoscenze, alle competenze e alla passione che ci vengono trasmesse dai nostri docenti e alla possibilità di partecipare alla vita di laboratorio fin dai primi anni. Crescendo culturalmente in un ambiente così dinamico e collaborativo, per noi studenti risulta del tutto naturale proporre nuove iniziative che consentano di diversificare e ampliare la nostra formazione. In sostanza, siamo stimolati ad essere proattivi e quindi protagonisti della nostra crescita professionale e non dei semplici immagazzinatori di nozioni, se mi lasciate passare il termine. Ma senza qualche piccolo ma significativo esempio, le mie parole rischiano di passare per un vuoto spot pubblicitario, peraltro non richiesto. Ritengo dunque necessario condividere con voi qualcuno dei tanti ricordi piacevoli del mio percorso. Una sera di novembre di 2 anni fa, un gruppo di studenti accomunati dall'interesse per le neuroscienze, una decina di studenti, di ricercatori, scusatemi, del Neurocenter e almeno 7 docenti, si sono riuniti per assistere alla presentazione di una nuova associazione studentesca. L'incontro venne organizzato principalmente per condividere con il corpo docente la volontà di noi studenti di creare una piccola comunità che avesse tra gli obiettivi primari quello di favorire la discussione di articoli scientifici e di promuovere la divulgazione di importanti scoperte nell'ambito neuroscientifico. L'associazione di cui vi sto parlando ha organizzato ben 3 seminari durante il corso dell'anno accademico 2021-2022. Con il supporto dell'Ateneo sono stati ospitati 2 illustri ricercatori italiani, Giacomo Rizzolatti e Marcello Massimini. La disponibilità e il sostegno del corpo docente sono beni di cui in questo Ateneo facciamo grande tesoro e che hanno a loro volta una ricaduta estremamente positiva sull'atteggiamento proattivo, oserei dire quasi entusiasta, di noi studenti, potendoci sentire parte attiva di un sistema in continua evoluzione, tanto sotto il profilo dell'apprendimento quanto quello della ricerca.
Un altro esempio può aiutare a chiarire ulteriormente il circolo virtuoso che si è creato grazie al sostegno ricevuto dagli studenti nel perseguire proprie iniziative da parte dell'Ateneo e il beneficio che da esse ne può trarre l'Ateneo stesso aumentando la propria attrattività quale polo di eccellenza. Nel corso del mese di novembre 2022, un gruppo costituito da una decina di studenti ha organizzato un grande evento finalizzato a favorire il perseguimento degli obiettivi sia di una fondazione no profit statunitense che di una startup italiana fondata da un neurochirurgo di Humanitas. Ometto il nome di entrambe perché ciò che preme trasmettere è l'esempio e non narrare il fatto in sé. Sia la fondazione che la startup si occupano di diffondere competenze neurochirurgiche, sebbene attraverso diverse modalità. La startup, in particolare, si occupa di costruire modelli e simulatori ibridi e di fornirli a studenti specializzandi di tutto il mondo a prezzi sostenibili. All'evento hanno partecipato circa 200 persone. Oltre ai circa 130 studenti locali, sono stati ospitati in Humanitas University circa 70 studenti provenienti da altri Atenei, come il San Raffaele, l'Università Cattolica di Roma, il Campus Biomedico e l'Università di Leiden. L'evento ha consentito di effettuare una raccolta fondi dando l'opportunità agli studenti partecipanti di fare un primo incontro con tecniche di sutura e approcci, simulatori di approcci neurochirurgici forniti dalla società in questione. Il più ambizioso obiettivo dell'evento è consistito nell'utilizzare i fondi raccolti per promuovere la messa a disposizione dei simulatori a favore di altre università di medicina nel mondo. Ogni università ricevente provvederà poi ad organizzare un evento simile finalizzato alla diffusione dei simulatori. Si è dato così vita ad un circuito che si autoalimenta. Di fatto, all'evento organizzato in Humanitas University in novembre 2022 ha fatto seguito un evento del tutto simile che ha avuto luogo all'Università Autonoma di Barcellona giusto 2 settimane fa. L'interazione con studenti di università di altri paesi è favorita e stimolata dall'ambiente multiculturale creato dall'Ateneo, che ci rende inclini ad avere a cuore il tema della salute senza porsi frontiere geopolitiche, sociali o culturali. Tentare di trovare il modo di dare un personale contributo a questo tema è stata una delle sfide che io ed alcuni compagni di studio ci siamo posti lo scorso anno. Benché sia del tutto comprensibile dare priorità alla propria crescita professionale in termini di conoscenze e competenze, aspirando ad essere medici abili all'avanguardia, abbiamo ritenuto non secondario l'obiettivo di perseguire la propria crescita anche sotto il profilo della coscienza morale, approfondendo la conoscenza di realtà professionali a noi distanti geograficamente e culturalmente e cercando così di aumentare la consapevolezza della rilevanza sociale del ruolo di medico. Con questi presupposti abbiamo creato un canale podcast, accessibile da varie piattaforme quali Spotify e YouTube, e il nostro canale è finalizzato alla diffusione di interviste da noi realizzate che hanno per protagonisti sia studenti di medicina di altre parti del mondo che medici chirurghi che prestano parte della propria opera in paesi in via di sviluppo. Tale iniziativa è oggi gratificata da un interesse e un apprezzamento che sono andati ben oltre le nostre aspettative ed è sostenuta dalla nostra università con la promozione sul proprio canale Instagram e sui video wall presenti in istituto. Sperando sinceramente di non avervi annoiato con i miei ricordi, mi auguro di essere riuscita a farvi percepire come a noi studenti venga trasmessa l'importanza di sfruttare tutti i mezzi di cui possiamo disporre, dai più facilmente accessibili come i social media, ai più prestigiosi presenti nel nostro Ateneo e nei laboratori. Spero anche di avervi fatto percepire l'entusiasmo con cui ci è dato di vivere il nostro percorso da studenti qui in Humanitas University. Grazie per il vostro ascolto.